Buongiorno, siamo con Domenico Di Filippo, consigliere comunale del Movimento 5 Stelle. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti gli spettatori. Si ritiene soddisfatto di questi primi 14 mesi in Consiglio Comunale? Dato che i cittadini, non solo quelli che hanno votato il Movimento 5 Stelle, ma in generale vogliono sapere, ce ne può parlare? Certo, ringrazio per l'occasione che mi dà per esprimere ovviamente il ringraziamento a tutti i cittadini che ci hanno votato e che hanno avuto fiducia in noi. Sì, diciamo che la soddisfazione di essere entrata all'interno dell'amministrazione comunale ci ha portato a vedere e considerare cosa vuol dire amministrare una città. Ovviamente all'inizio abbiamo avuto dei grossi problemi, abbiamo dovuto adeguarci a questo sistema che per noi era estraneo. Tre di noi, insomma, erano dei cittadini normali che non facevano nient'altro che osservare la scena. Oggi invece siamo all'interno. Siamo all'interno e cerchiamo di influire, di incidere su questa nuova amministrazione con le nostre proposte e con le nostre decisioni, almeno in parte da poter contribuire a questo momento storico della città di Alessandria, perché Alessandria sta attraversando, penso, uno dei periodi più bui da 40 anni, 50 anni a questa parte. Certo, l'esperienza è senz'altro stimolante, almeno per me, perché sono il più anziano del gruppo e mi sto confrontando con dei problemi che non erano certamente gli stessi. La nostra opposizione, perché appunto noi siamo all'opposizione, è un'opposizione, come abbiamo dichiarato dall'inizio, molto costruttiva e di partecipazione. Questa nostra opposizione è stata molte volte strumentalizzata sia da parte della maggioranza sia da parte dell'opposizione, cercando di tirarci quando conveniva, quando da una parte e quando dall'altra. Mentre noi, e qui lo ribadisco, facciamo opposizione in funzione di ciò che conviene alla città. Bene. Per quanto riguarda le responsabilità del dissesto durante la precedente amministrazione, il Movimento 5 Stelle ha sempre messo sullo stesso piano come responsabilità sia la destra che la sinistra. Non crede che ci siano delle differenze? Ma guardi, noi dal primo momento, dalle nostre dichiarazioni fatte in Consiglio Comunale, abbiamo individuato i veri problemi che hanno portato questa città a questa situazione così triste, così veramente brutta per i cittadini e per la città stessa, anche in funzione del livello nazionale, perché ormai in Italia quando si parla di Alessandria si parla di dissesto, della città in dissesto. Noi abbiamo considerato, perché abbiamo fatto una cosa molto semplice, quando è stato dichiarato il dissesto, la cosa che abbiamo fatto è stata una cosa semplicissima. Con i nostri gruppi di esperti siamo andati a studiarci la legge sul dissesto e ne sono venute fuori delle belle. Che conclusione avete tratto in merito? Noi abbiamo dato una conclusione, che prima di tutto questa legge era una legge abbastanza iniqua, perché faceva ricadere sulla responsabilità dei cittadini e non di chi ha amministrato portando la città al dissesto ciò che i cittadini avevano già pagato. Quindi i cittadini di Alessandria hanno pagato due volte quello che sta succedendo. Il dissesto andiamo a vederlo un attimino nella sua interezza, perché cosa ha fatto le amministrazioni passate? Cosa hanno fatto? Le amministrazioni passate, noi abbiamo portato come esempio nella nostra dichiarazione, quando è stato deliberato appunto il dissesto, abbiamo portato come esempio due persone, uno che scava la fossa e l'altro che butta all'interno il cadavere per seppellirlo. E così è successo. Alessandria, c'è stata le amministrazioni precedenti che hanno preparato la fossa e l'ultima amministrazione non ha fatto nient'altro che spingere all'interno. Pare molto chiaro il pensiero.
Però veniamo in specifico agli ultimi 5 anni. Lei ha parlato della responsabilità delle precedenti amministrazioni, prima quella di quella di Fabio, che hanno chiaramente scavato la fossa, e poi a vostro parere Fabio ha buttato dentro il cadavere. Ma l'opposizione di questi 5 anni di Fabio, attualmente in maggioranza, ha delle responsabilità? Lo mette sullo stesso piano della destra? Se guardiamo il passato, probabilmente no, però il discorso è semplice. Un'opposizione che si definisce tale doveva cercare a tutti i costi e con qualsiasi mezzo per evitare questo increscioso fatto che si è verificato per Alessandria. Il dissesto, oggi come oggi, si sta proprio esprimendo in tutta la sua durezza. E il cittadino ormai non fa più neanche differenza, non fa differenza tra chi è stato la causa, chi l'ha dichiarato e chi probabilmente governerà ancora questa città, che possa essere la destra, la sinistra o il Movimento 5 Stelle, perché stanno pagando sulla loro pelle quello che la città ha vissuto probabilmente con un tenore superiore a quello che erano le sue possibilità. Ma che però è da dire una cosa, io sono convinto che questa amministrazione poteva fare qualcosa in più per cercare di evitarlo. Perché questo? Perché c'è stato forse una superficialità nell'interpretare della legge. Io capisco che era una legge nuova che non era mai stata applicata, però come mai gli esperti nostri, e l'avevamo dichiarato dal primo momento con le nostre dichiarazioni in Consiglio Comunale, dal primo momento si venivano a creare una situazione così difficile che non l'hanno capito. Io ricordo che questa amministrazione che faceva opposizione dell'altra è stata lei a chiedere la revisione della Corte dei Conti, quindi si presumeva che fossero attrezzati per una valutazione corretta della legge. E io allora mi chiedo, noi modesti cittadini che siamo entrati piano piano di soppiatto in questo diciamo così duro momento, siamo riusciti a capire cosa era successo. Bene, quindi par di capire che se voi fosse state all'opposizione al posto della sinistra con la giunta Fabio avreste comunque cercato di sareste intervenuti prima, e comunque durante l'attuale giunta voi probabilmente non avreste deliberato il dissesto. Allora, io le dico quello che avrebbe potuto fare la giunta rossa, o meno quello che avremmo fatto noi, perché il dissesto doveva essere probabilmente l'ultima razza. Io ricordo che la sindaca rossa, dopo 15-20 giorni che era diciamo insediata come sindaco di Alessandria, era andata a Torino proprio nella sede della Corte dei Conti, e in quella sede, a mio avviso, è successo quello che probabilmente non doveva succedere, perché il sindaco doveva portare quello che era effettivamente i conti di Alessandria. E io voglio ricordare che il Movimento 5 Stelle nei primi mesi della giunta ha fatto un'interpellanza per chiedere come mai erano stati pagati 55 milioni di euro nei primi 5 mesi e la Corte dei Conti non sapeva nulla, né dalla giunta precedente e né dalla nuova giunta. Invece di andare a Torino e dire che hanno tolto i parcheggi, il gratta e vinci e compagnia cantata, i permessi, e che mi sembravano delle cose abbastanza irrisorie per un volume di un dissesto di una città, forse sarebbe stato più opportuno mettere sul piatto della bilancia questi pagamenti effettuati, chiedere eventualmente una sospensiva. Io penso che chiunque avrebbe dato un attimo di respiro a questa città per dire: sono arrivato adesso, fammi vedere bene quello che è successo.
Bene, passiamo adesso ad un altro problema che riguarda le partecipate ASP, le costruite insieme e in particolare alle 28 cuoche precarie. Lei condivide le intenzioni e le decisioni che sta prendendo la maggioranza? Qui è un altro discorso che non fa nient'altro che rafforzare le nostre convinzioni. Cioè, forse dirò qualcosa un po' forte, ma è la verità, è qualcosa che è sotto gli occhi di tutti. Siamo a 14-15 mesi circa dall'insediamento di questa giunta e tra tutte le partecipate non abbiamo un piano industriale. Questo la dice lunga su tutto quello che è stata la programmazione di questa giunta. Entrando nello specifico e parlando di costruire assieme di ASPAL, vorrei sottolineare una cosa. Voglio subito far presente quello che è successo nell'ultimo consiglio comunale, ma questo lo dico perché non fa nient'altro che ricalcare quello che è successo con le altre partecipate, come diceva lei, appunto, l'ASPAL. È successa la stessissima cosa. Su questo, ovviamente, adesso usciremo noi con un comunicato, se non proprio oggi o domani, dove appunto il nostro gruppo di lavoro ha constatato una cosa veramente molto grave a nostro avviso. Cos'è? Un attimo di attenzione. Allora, nell'ultimo consiglio comunale, quando c'è stato da approvare la delibera su costruire insieme, c'è stato all'ultimo momento un emendamento che la Giunta ha presentato che sembrava che fosse una piccolezza, fosse un fatto minimo tecnico, insomma, che però a nostro avviso è molto grave, perché si è cambiato all'ultimo momento della delibera il trasferimento dei rami d'azienda, o almeno l'acquisizione dei rami d'azienda da parte di Costruire Insieme da ASPAL. Questa nella delibera c'è scritto così, io ho la delibera, se vuole la leggiamo. È stato modificato con una piccola modifica che non parlava più di ramo d'aziende, ma che parlava del trasferimento di servizi. E questo la dice lunga. Perché? Perché il trasferimento di servizi comporta che cosa? Siccome Costruita Assieme, ricordo che rimane legittima se ci saranno un risparmio del 20%, allora facendo questo tecnicismo, che è molto particolare capirlo, succede che se un ramo d'azienda, quando viene trasferito così com'è, dipendenti a servizio. E quindi fare un risparmio del 20% con un trasferimento così tout court è difficile farlo. E allora cosa succede? Si è studiato, come d'altronde è successo con il servizio SIT dell'informatica del comune, col CISE, perché sembrava che dovessero trasferire tutti i dipendenti, o almeno i 23 dipendenti del SIT, dovevano essere trasferiti al CISE di Torino, mentre invece ad oggi soltanto in 5 sono stati trasferiti, quindi si è perso praticamente una buona parte dei lavoratori per strada. Bene, passiamo adesso a un altro problema importante che riguarda la città, che è sempre più in degrado, la sporcizia aumenta, le strade, i marciapiedi, i viali non vengono puliti o comunque sono molto sporchi, c'è qualche problema alla raccolta rifiuti. Su questo punto c'è chi pensa che in Amio, oltre alle questioni finanziarie, ci sia anche una certa forma di lassismo. Lei che cosa ne pensa? Guardi, ci tengo a questa risposta perché voglio ricordare che io sono un ex dipendente Amio e ho vissuto circa 7 anni all'interno di quell'azienda e ne sono rimasto anche legato perché era un'azienda, almeno questo quando ci lavoravo, era un'azienda che faceva un servizio per la città e non solo per la città, ma anche per altri comuni limitrofi. Un servizio veramente eccellente, con, ricordo all'epoca, con 125 dipendenti. Allora, c'era un detto allora, quando ero all'Amio, un detto che però era la realtà dei fatti, perché lo constatavamo giorno per giorno, lo constatavamo. Quelli che escono dal cantiere Amio, tutti in generale fanno il loro lavoro.
ci può essere una piccola differenza, ma il loro contributo all'azienda e alla pulizia della città lo danno tutti. Cosa è successo almeno in questo caso? Sicuramente le vicende che stanno susseguendosi non stanno aiutando questa azienda, questo è indubbio, però non giustifica il lassismo che a mio avviso è più a livello dirigenziale che a livello di dipendenti, perché il dipendente un lavoro farlo bene, farlo male lo devi far comunque, tanto vale farlo bene. Quindi io penso che la struttura AMIO, in quanto tale, in quanto dirigenziale, potrebbe sicuramente migliorare e dare degli indirizzi più appropriati. Ecco, attualmente ci sono, per approfondire il discorso, ci sono due responsabili tecnici, Masvelli è un altro, e 6 capi servizio. Giustamente io ritengo, anch'io che come ex manager di azienda, che i manager o comunque i responsabili possono fare le aziende o distruggerle. Quindi evidentemente c'è un problema che dipende da questa attuale gestione, ma anche forse c'è anche qualche responsabilità da parte dell'amministrazione comunale che dovrebbe comunque intervenire, o no? Indubbiamente sì, perché è un braccio operativo dell'amministrazione comunale, quindi è ovvio che io penso che si cerca sempre di non disturbare i manovratori e quindi di portare la pace, di portare quello che però non ha bisogno in questo momento la città. La città in questo momento ha bisogno di unirsi tutti assieme per cercare di collaborare e superare questo momento così difficile. Certo che i dirigenti AMIO, io non voglio accusare nessuno, si potrebbe mettersi intorno al tavolo e cominciare insomma a avere una gestione, avere una programmazione che sia diversa. Io certamente a questa amministrazione posso dire una cosa: dopo 14 mesi non si è ancora capita che cosa si vuol fare dei rifiuti di Alessandria, e questo è molto molto grave, perché non fa nient'altro che dare ai dipendenti, alla città, non sicurezza, un'incertezza continua. Parliamo di Pisu, sono già stati presentati in regione 6 progetti sui 14 previsti. Ci dice qual è la sua opinione in merito ai contenuti e ai metodi di gestione dell'amministrazione comunale su questa grande opera? Guardi, riguardo a questo, proprio ieri, se non mi sbaglio, è venuto fuori l'ennesima intervista all'assessore Ferravasco, persona squisita, disponibile, che con noi insomma ha dato anche modo di collaborare, però da quello che ne è venuto fuori dall'intervista sembra che comunque l'incidenza che questa amministrazione possa, a nostro avviso, no, potrebbe fare di più, però sembra che non ci si possa far nulla. Nello specifico dei soldi del Pisu, io penso che quello che è mancato è comunque un feedback continuo con i cittadini, sia della zona e sia di tutta la città, perché oggi come oggi la città ha bisogno di sentirsi unita insieme all'amministrazione. In questo momento non lo è, proprio perché si fanno degli errori, anche grossolani a mio avviso, e si spera che questi soldi, come è stato fatto e suggerito da noi del Movimento 5 Stelle, con delle proposte scritte fatte avere all'amministrazione sui vari interventi che bisogna fare, dall'illuminazione, dai parcheggi, c'è tutto un piano ben preciso che abbiamo presentato e che spero insomma si possa influire, ma ho ben in mente che non è così. Parliamo della cittadella, che potrebbe costituire il fulcro per il rilancio di Alessandria. Qual è la sua opinione in proposito? La cittadella. Guardi, io l'ultima commissione che è stata fatta, è stata convocata dal presidente Penna all'interno della cittadella, e le dico, guardi, è stata veramente un'esperienza unica, ma questo non solo per me, detta anche dai giornalisti presenti e da tutti gli addetti ai lavori, dall'associazione che hanno seguito questa vicenda della cittadella. La cittadella ormai è inutile ripetere, sappiamo che tesoro è un tesoro culturale che ci invidiano ma tante città,
e che tante città valorizzerebbero probabilmente in un certo modo. Io capisco che gli interventi sono abbastanza mirati perché la proprietà comunque del demanio e il comune di Alessandria è un affidatario, ha comunque problemi di liquidità, problemi di soldi e quindi l'incidenza. Però anche lì, perché non preparare un piano, sottoporre all'Europa un piano organico, un piano dove, dove noi ci siamo anche confrontati con gli amministratori le associazioni di categoria, con... Questo con l'obiettivo di ottenere dei finanziamenti. Anche perché poi i finanziamenti senza è difficile arrivare a fare delle cose. Però a me ha colpito molto quello che mi riferiva il presidente dell'Associazione di Cittadella, dove ha dato uno spunto che io poi forse l'ho un po' ingigantito, però mi sembra opportuno. E si diceva, la cittadella è una fortezza, e quindi una fortezza riferita alle forze armate. Perché non preparare un piano e far sì che l'Europa partecipa a questo risanamento? Come? In che modo? Potrebbe essere un'idea, far diventare la cittadella un museo europeo delle forze armate, dove ogni paese, intendo paese come nazione, ci si affida una palazzina, la ristrutturano e all'interno di essa gli si mostra tutta la storia delle proprie forze armate, cominciando ovviamente da una data. Sarebbe prima di tutto diviso tra tutti l'Europa questa spesa, che è sicuramente enorme, però è un piano, è qualcosa di organico, dove Alessandria potrebbe diventare veramente il centro e il fulcro di tutta l'Europa considerata le forze armate, anche nella storia. Quindi ci sarebbe una notevole attrazione anche turistica, non solo a livello nazionale a questo punto, ma anche a livello europeo, eccetera. Bene, vediamo adesso quali sono ad oggi i risultati delle commissioni di indagine sulle partecipate. Guardi, qui in due parole, perché mi sembra giusto e opportuno riferire quello che è stato. Noi abbiamo terminato, come presidente della commissione di indagine, abbiamo terminato la valutazione dell'AMAG e ne sono venuti fuori dei risultati molto apprezzabili da parte della commissione. Io qui ringrazio di nuovo i componenti che si sono prodigati per cercare di arrivare a un qualcosa di concreto, e voglio dire che quello che è venuto fuori è con la proposta che la commissione ha fatto sta pigliando corpo, perché noi la proposta che abbiamo fatto con la modifica del regolamento e dello statuto comunale in funzione dell'anno prossimo, che si presenterà il bilancio consolidato 2014, tutti gli enti che noi abbiamo menzionato nella relazione finale stanno dando il loro contributo per la modifica di questo regolamento. Quindi adesso c'è ancora da definire alcune cose, però comunque la commissione ha fatto un buon lavoro fino adesso. Adesso stiamo valutando, abbiamo preso in visione l'ARAL e quindi andiamo avanti, siamo all'inizio e poi vedremo le conclusioni. Bene, parliamo di politica nazionale. Il governo delle reti intese potrebbe essere agli sgoccioli, dipenderà da come voterà probabilmente il PD per quanto riguarda l'incandidabilità di Berlusconi. Ecco, qual è la sua opinione in merito alla situazione attuale e agli sviluppi futuri? Guardi, a livello nazionale è successo in febbraio, con le votazioni di febbraio è successo quello che nessuno mai si sarebbe immaginato, cioè il 25% dei votanti ha ritenuto opportuno mandare dei propri rappresentanti all'interno del governo nazionale. Questo ha fatto sì che è già una rivoluzione in se stessa. Potremmo dire 9 milioni di cittadini italiani hanno mandato 160 cittadini del Movimento 5 Stelle in Parlamento. Certo, questo è già per sé una rivoluzione,
perché non era mai successo nella storia che un, chiamiamolo movimento, un movimento in così breve tempo riuscisse a, insomma, a coagulare intorno a sé un consenso così grande. Beh, detto questo, posso dire solo una cosa, che quello che è successo poi in seguito è sotto gli occhi di tutti. Ci stanno e ci hanno accusato di qualsiasi nefandezza, come se questa situazione dell'Italia l'avesse portato il Movimento 5 Stelle. Peccato che le persone, la gente ha la memoria corta e tutto quello che si è dichiarato nelle campagne elettorali è venuto meno per tutti gli altri partiti, tranne che per il Movimento 5 Stelle, perché quello che noi avevamo dichiarato nella campagna elettorale si sta verificando, con un lavoro assiduo dei nostri cittadini parlamentari che stanno impegnandosi anche nottetempo per difendere la Costituzione, e questo purtroppo non viene pubblicizzato dai media. Io su questo do delle grosse responsabilità ai media, perché i media sappiamo benissimo come sono controllati, da chi sono controllati. E allora noi ci rivolgiamo alla rete, perché? Perché la rete oggi come oggi è l'unico strumento che è libero e che è incontrollabile, anche se stanno cercando di fare anche quello, di controllare la rete. Bene, ci può dire in sintesi quali sono le prossime iniziative politiche del Movimento 5 Stelle e per concludere come pensa finirà la situazione di Alessandria, col dissesto 2.0 oppure no? Guardi, parto dall'ultima affermazione che ha fatto. Se il dissesto numero 2 è stata proprio una mia dichiarazione in consiglio quando avevo accusato per l'interpellanza dei 55 milioni e del programma di mandato, quando è stato approvato il programma di mandato della Giunta, io avevo detto che eravamo vicini al dissesto numero 2. Bene, certo che dipende molto da Roma, questo è indubbio, come ha sempre fatto questa amministrazione, che a mio avviso, a nostro avviso, ha contato molto sull'aiuto di Roma e che è venuto a mancare per le note vicende che sono lì a Roma. Io posso considerare una cosa: se ci sarà il dissesto 2, il fallimento della città verrà fuori veramente con tutta la sua virulenza, perché le persone oggi in città sono veramente molto travagliate, sono veramente depresse proprio, perché questa città, basta girarci intorno, vederla un attimino, è depressa, ma si vede che non ha fiducia e questa amministrazione non è riuscita a infondere questa fiducia che probabilmente aveva bisogno. Ecco, e per quanto riguarda le prossime iniziative politiche? Le nostre iniziative adesso a settembre noi abbiamo abbiamo una specie di festa nazionale con i nostri parlamentari che verranno a dirci quello che stanno facendo e le nostre iniziative. Verranno probabilmente qui in Alessandria e abbiamo in cantiere adesso alcune date. Non voglio anticipare nulla, però ci stiamo lavorando. Quindi Alessandria fra un po' sarà sicuramente visitata dai nostri parlamentari, quindi tutti i cittadini di Alessandria potranno intervenire per fare delle domande e conoscere quello che sta succedendo veramente a Roma. Ecco, avevo detto che volevo finire, ma mi sorge ancora una domanda. Non ritiene che uno dei problemi del Movimento 5 Stelle sia quello di non riuscire a comunicare bene quello che sta facendo? Ma guardi, probabilmente sì, però io, come le dicevo prima, io do molta responsabilità ai media, perché i media fanno nient'altro che il loro lavoro, cioè quello che interessa loro, che porta lettura, che porta audience, questo del movimento lo dicono. Quello invece che il movimento fa per i cittadini, quello che è veramente lo scopo che il movimento è nato, perché il movimento è nato per essere appunto dei cittadini normali all'interno delle amministrazioni, questo non viene supportato dai media, quindi sicuramente degli errori nostri sono stati fatti, perché siamo dei pivellini, siamo delle persone insomma che non abituati con
il mezzo sia televisivo sia quello cartaceo. Però la buona fede comunque ci accompagna, questo è indubbio. E su questo credo che nessuno abbia dei dubbi. La ringrazio, le auguro buon lavoro, ce n'è bisogno e alla prossima intervista. Grazie mille, arrivederci.